Sono molto grato a Olivetti di avermi voluto invitare qui anche quest'anno, in particolare per il fatto che i nostri rapporti con i radiologi sono sempre più stretti. Quando io ho iniziato questo lavoro chiedevamo un'indagine, ci arrivava il referto, ce lo guardavamo e per conto nostro è tutto finiva lì. Anche perché allora le informazioni che ci potevano venire dai radiologi erano informazioni relativamente contenute e quindi se un tumore c'era, se non c'era, e poi più o meno le cose finivano lì. Oggi le informazioni che siete in grado di darci sono talmente vaste e dettagliate, di tale importanza per i nostri comportamenti, le nostre decisioni, che ci parliamo continuamente. Quindi le cose le vediamo assieme, le discutiamo in prospettiva diagnostica, ma come tutti voi sapete anche in prospettiva terapeutica, perché in diversi ambiti l'intervento dei radiologi è oggi anche terapeutico con la radiologia interventistica, quindi ci troviamo a collaborare anche da questo punto di vista. Quello di cui noi abbiamo bisogno, in vista del bene per il paziente, è avere una diagnosi precoce, poter stadiare il tumore per capire se merita un trattamento chirurgico, che tipo di intervento effettuare, quali risultati ci possiamo attendere, e questo in vista della decisione, ma anche in vista dell'informazione che noi dobbiamo dare al paziente con tutta la prudenza necessaria, ma dobbiamo capire quali sono le prospettive in rapporto ad un determinato tipo di intervento. Oggi poi diventa molto importante considerare l'opportunità di terapie associate, se non alternative, alla chirurgia. Terapie neoadiuvanti, terapie intraoperatorie, quindi decisioni da prendere tutte prima dell'intervento chirurgico. Poi è importante anche ovviamente seguire il paziente nel follow-up, perché alcune delle riprese di malattia possono essere curabili. Anche in questo campo quindi abbiamo bisogno della radiologia. La diagnosi precoce è fondamentale se iniziamo a parlare di cancro dell'esofago, perché le prospettive di risultato per il paziente cambiano moltissimo, come vedete in questa casistica di Reed. L'intervento è relativamente precoce, qui si tratta di pazienti che erano sottoposti a sorveglianza nel dubbio che potesse insorgere qualche tipo di complicanza. Classico è l'esofagite da reflusso, per esempio in ambito esofageo, quindi pazienti che venivano seguiti rispetto a quelli che giungevano in ragione di una sintomatologia, quindi presumibilmente in uno stato più avanzato. Vedete come cambia la sopravvivenza. Quindi da questo deriva ovviamente l'attenzione ai pazienti a rischio. Io non mi posso annoiare adesso col dettaglio di queste informazioni, del resto penso voi conosciate perfettamente, in particolare tutte quelle patologie come il reflusso gastroesofageo, l'esofago di Palmer, di Barre, l'utilizzo di farmaci inibitori del tono dell'ES, e per il carcinoma squamoso, il fumo, l'alcol, eccetera. In tutte queste categorie di pazienti, quando si manifestino sintomi anche del tutto specifici come quelli che vedete qui riportati, deve ovviamente suonare un campanello d'allarme e è opportuno procedere ad indagini per precisare la situazione. Io prego il dottor Olivetti di avvisarmi quando mancano 5 minuti, perché non vorrei dilungarmi. In 5 minuti riesco a sintetizzare quello che mi rimane da dire, quindi l'elenco delle indagini di cui disponiamo, di cui disponete, lo conoscete benissimo.
Oggi si aggiunge anche la toracolaparoscopia che oltre ad essere in funzione del trattamento può essere anche diagnostica nei casi in cui si dubiti della operabilità in particolare o si prevede la necessità di terapie intraoperatorie come la chemioterapia intraoperatoria che devono essere programmate per tempo, si può procedere preliminarmente ad una esplorazione toraco o laparoscopica prima di procedere ad ampi accessi alla parotomia o toracotomia che risultano traumatiche per il paziente, delle quali quindi bisogna evitare che abbiano soltanto un significato esplorativo. Noi abbiamo bisogno in particolare nell'esofago di conoscere la sede e l'estensione della neoplasia. Molto importante anche la penetrazione nella parete del tumore e il coinvolgimento di strutture circostanti, come poi vedremo. Naturalmente la stadiazione che riguarda il parametro N, cioè le metastasi linfonodali, e l'eventuale presenza di metastasi a distanza. Nell'esofago poi, in più rispetto ai tumori dello stomaco di cui parleremo, ai tumori del colon, e di molti altri tumori, è importante anche lo studio dei potenziali condotti sostitutivi, cioè quelli che possono essere utilizzati per ricostituire la continuità del tratto alimentare quando l'esofago venga asportato, che come sapete sono lo stomaco e il colon, e anche di questi dobbiamo conoscere bene lo stato prima di intervenire. Io credo che per definire la sede, l'estensione e anche l'entità della stenosi, la dilatazione a monte dell'esofago, anche se oggi esistono metodiche più fini, comunque l'esofago baritato con doppio contrasto abbia comunque una certa importanza, ma qui credo che sia più mio compito precisare quello che noi abbiamo bisogno di conoscere. E nelle neoplasie dell'esofago è molto importante tenere conto dell'adiacenza del viscere a strutture vitali come l'aorta, la trachea, la biforcazione bronchiale, che possono essere invase dal tumore ed essere quindi motivo di inoperabilità, ovvero se questa adiacenza è soltanto sospetta per infiltrazione, ma c'è una potenziale possibilità di retrostadiare il tumore con una terapia neoadiuvante, sapere appunto che si presenta con particolare rilevanza l'opportunità di eseguire questo tipo di trattamento. Quindi mi sembra che questi disegni schematici illustrino bene. Io non ho qui qualcosa per indicare, ma penso che non ne abbiate bisogno, mi sembra abbastanza chiaro come il viscere sia presente. Sulla sinistra vedete quali sono i possibili gradi di penetrazione del tumore nella parete esofagea e come questa possa raggiungere, infiltrando l'aorta sinistra, ma anche lo stesso vale per la trachea. Il tutto può essere dimostrato dalla TAC, ma anche dalla ecoendoscopia. Direi che nella mia esperienza la TAC è utile in particolare negli stadi più avanzati del parametro T del tumore, cioè quando si tratta di un tumore di una certa dimensione e che tende a penetrare a tutto spessore nella parete esofagea o a fuoriuscirne, mentre l'ecoendoscopia è forse più utile negli stadi più iniziali, in cui anche in vista di eventuali terapie endoscopiche è importante sapere se il tumore si limita alla mucosa, si penetra nella muscolare, pur potendoci dare anche questo esame informazioni riguardanti la eventuale presenza di metastasi linfonodali perisofagee o la infiltrazione di organi vicini, come vedete sulla destra.
Le metastasi linfonodali nell'esofago si possono portare anche a notevole distanza dalla sede del tumore primitivo e questo può condizionare le scelte terapeutiche, ammesso che non si decida di principio che deve essere effettuata un'esofagectomia totale con una stomasi al collo e una linfadenectomia a più livelli anche negli stadi iniziali della malattia, è opportuno conoscere se effettivamente esiste una metastatizzazione a distanza dal tumore che non è del tutto infrequente. E questo, come vi ho detto prima, ce lo può dare l'ATAC, ce lo può dare anche la ecoendoscopia. Per quanto riguarda le metastasi a distanza, rimane fondamentale l'impiego dell'ATAC. Adesso si va proponendo anche la PET-TAC, l'associazione delle due metodiche, che si dimostra particolarmente utile quando all'ATAC le lesioni non appaiono così chiaramente definibili come metastatiche o quando si voglia essere sicuri che non vi sia qualcosa altrove, anche se la PET, come mi poteste dire meglio voi di quanto non possa dirlo io, forse ha una certa tendenza alla sovrastadiazione delle lesioni. Quindi anche questa va presa, come tutto del resto, con razionalità. Il motivo per cui noi abbiamo bisogno di sapere tutte queste cose, in particolare nell'esofago, è che gli accessi sono spesso multipli, quindi si possono fare scelte diverse, si può accedere, se la lesione è estremamente bassa e il paziente è critico, esclusivamente per via addominale, ma più spesso l'accesso deve essere almeno doppio, toracico e addominale, oppure addirittura triplo, toracico, addominale e cervicale, se bisogna sostituire tutto l'esofago con un'anastomosi al collo. È inoltre possibile oggi effettuare parte dell'intervento sia nell'ambito addominale che in quello toracico per via toraco o laparoscopica. E tutto questo ovviamente va deciso non in fase intraoperatoria ma in fase preoperatoria sulla base delle informazioni che vi dicevo. C'è poi lo studio dei condotti, perché se noi dobbiamo usare lo stomaco bisogna verificare che questo sia a posto, ma questa è soprattutto una verifica endoscopica. Per quanto riguarda invece il colon, e qui quando si preparano le relazioni si rischia sempre di dimenticare qualcosa, è importante avere lo studio della vascolarizzazione, perché si può scegliere il colon destro e il colon sinistro in posizione isoperistaltica o antiperistaltica a seconda della presenza di eventuali anomalie di vascolarizzazione che impongono scelte diverse da quelle abituali. Questa è l'immagine di uno stomaco peduncolizzato che può arrivare fino al collo, un'anastomosi esofagogastrica. Sono molto indietro, sono passati 5 minuti, sono già 5 minuti. Ho 5 minuti di tempo, allora devo correre. Questo è il colon. Ecco, tutto questo in funzione anche delle scelte che in ambito esofageo sono più ampie di quanto non sia per altri organi, perché oggi si va imponendo sempre più in ambito esofageo la terapia neoadiuvante, radiochemioterapia preliminare all'intervento chirurgico, o addirittura, visto che l'intervento chirurgico è gravato da una certa mortalità e dai risultati a distanza che non sono sempre brillantissimi, la chemioradioterapia come alternativa all'intervento chirurgico. In alcune casistiche, per certe sedi, in particolare per l'esofago prossimale a livello cervico-toracico alto o cervicale, vedete che i risultati in termini di mortalità sono favorevoli a questo tipo di trattamento non chirurgico e i risultati a distanza possono essere quasi sovrapponibili. Salto le terapie palliative. Nel tumore allo stomaco è ancora più importante la diagnosi precoce, perché nei primi stadi si ha una possibilità di guarigione in certe casistiche, anche nella nostra molto buone, praticamente del 100%, quindi
Questa sorveglianza dei pazienti a rischio e l'attenzione ai sintomi precoci è particolarmente importante nei paesi orientali nei quali l'incidenza della malattia è elevatissima. È proponibile uno screening di massa che ha portato, vedete, ad una sopravvivenza, già negli anni 90 nella casistica di Mario Yama portava ad una sopravvivenza media dei pazienti operati per cancro drastico del 71%. Questo non perché i loro risultati siano migliori dei nostri stadio per stadio, ma perché nella media vengono operati i pazienti in stadio più precoce proprio grazie a questo screening. Ciò che noi desideriamo sapere in ambito gastrico è lo stesso, più o meno il ragionamento è lo stesso che abbiamo fatto per l'esofago, salvo che lo stomaco è meno vicino agli organi vitali rispetto all'esofago, ma oggi ancor più a livello gastrico che a livello esofageo si va proponendo l'ipotesi nelle forme precocissime di una resezione mucosa del tumore. Queste, vedete, sono le stazioni linfonodali che noi teniamo molto presenti, che possono essere pulite nel corso dell'intervento di principio o sulla base delle indicazioni della diagnostica preoperatoria. Ecco, vedete come sia vasta in ambito gastrico oggi la scelta che viene proposta e praticata soprattutto nei paesi orientali, dove gli stadi precoci sono molto più frequenti che da noi e quindi si impone la decisione di propendere per atteggiamenti più conservativi rispetto alla chirurgia tradizionale, constatata che anche la terapia conservativa può dare buoni risultati, mentre invece qui in Occidente, dato che i cancri in stadio precoce sono diagnosticati meno frequentemente, la terapia tende ad essere una terapia standard più classica, più tradizionale e quindi più estesa rispetto a queste nuove proposte che riguardano la mucosectomia endoscopica, che come vedete può essere praticata in sicurezza di risultati soltanto per cancri estremamente superficiali, con tecniche che devono essere, soprattutto quando la lesione ha una superficie relativamente ampia, molto precise, perché se il pezzo viene asportato a frammenti, la probabilità di un trattamento incompleto e quindi di recidiva è molto più alto rispetto alla terapia corretta che prevede l'asportazione in un unico pezzo, il che richiede ovviamente una pratica, un'esperienza che è molto difficile che i nostri endoscopisti riescano a portare su livelli simili a quelli dell'Oriente proprio perché non hanno un numero sufficiente di pazienti da trattare in questo modo. Per cui da noi generalmente quello che noi facciamo, e questo l'abbiamo acquisito definitivamente dai giapponesi, è un intervento con una pulizia linfonodale di tutti i peduncoli vascolari afferenti allo stomaco, con la tecnica che voi qui vedete, il tripode celiaco, l'arteria splenica, l'arteria epatica, la vena porta, sono perfettamente pulite e con risultati, questa è la nostra casistica su diverse centinaia di casi, che sono direi soddisfacenti, non bisogna dire mai molto buoni perché i risultati non lo sono mai sufficientemente. Però vedete che nello stadio primo e secondo abbiamo sopravvivenze a 5 anni che superano l'80% e si portano nei primissimi stadi vicino al 100%, ma anche che nello stadio terzo A abbiamo buone sopravvivenze e noi riteniamo, anche se non possiamo dimostrarlo perché non abbiamo fatto studi comparati per una questione etica, che la pulizia linfonodale completa possa avere contribuito a questo tipo di risultato. E finisco immediatamente. Si propone per lo stomaco la radiochemioterapia neoadiuvante e negli Stati Uniti è stato dimostrato che questo porta ad un miglioramento dei risultati a distanza, ma si è anche precisato
che la cosa potrebbe essere meno significativa da noi proprio perché l'intervento chirurgico in Europa è più corretto di quanto non sia negli Stati Uniti, dove è relativamente conservativo e incompleto. Quindi per una chirurgia di livello non perfetto può essere utile la radiochemioterapia nell'ambito del cancro gastrico, quando la chirurgia è una chirurgia radicale e corretta strategicamente e tecnicamente, non è assolutamente dimostrato che questo sia. Adesso si propone negli stadi più avanzati, nei T3 e nei T4, la chemioipertermia intraoperatoria, che noi abbiamo cominciato ad attuare soprattutto nei pazienti più giovani per prevenire la recidiva legata alla caduta di cellule neoplastiche nel letto chirurgico. Queste possono essere adeguatamente trattate e controllate, sembra, dalla chemioipertermia intraoperatoria. Ultima diapositiva, si propone oggi, in questo siamo stati abbastanza innovativi, il trattamento anche delle metastasi epatiche, alle quali si attribuiva fino a poco tempo fa un significato prognostico del tutto negativo, invece è stato dimostrato da casistiche che per ora, come vedete, sono molto contenute, alle quali si sta associando anche la nostra. Abbiamo impostato uno studio a livello nazionale su questo argomento. Si va proponendo la terapia delle metastasi epatiche chirurgica o non chirurgica, termoablazione ad esempio, con una prospettiva di risultati non certo entusiasmanti, ma che promettono qualcosa di buono. Grazie.